La puntata è in collaborazione con Akita Fishing. Buonasera da Ultima TV, ritorna Pesca per Passione in una edizione particolare, non speciale perché le nostre sono tutte trasmissioni decisamente speciali dedicate all'attività sportiva, alla pesca in genere. È particolare la trasmissione anzitutto perché ho alla mia sinistra Simone Lograsso, direttore di rete e appassionato. Buonasera Luigi. Appassionato di pesca, come dire, è il nostro maestro di cerimonie, no? MCs si direbbe, no? In America, negli States, perché ci sta introducendo in questo mondo che tra l'altro sta dando tante soddisfazioni a Ultima TV e noi ne siamo ben felici. Abbiamo il nuovo parterre di ospiti e questa volta sarà Simone Lograsso a presentarlo, che in realtà dovrebbe essere un ospite, però poi alla fine gioca in casa, quindi è un co-conduttore, o potremmo anche dire che io questa volta conduco accanto a te per ragioni non solo di opportunità, ma anche perché oggettivamente ne so molto meno di te di pesca. Simone. Allora Luigi, intanto buonasera, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti. In realtà il conduttore rimani tu, io ho voluto partecipare a questa piccola introduzione anche perché al di là dell'aver partecipato a questa puntata in spiaggia, adesso poi lo vedrete, devo dirvi, ho desiderato fare questa piccola introduzione perché è con immenso piacere, ho avuto l'onore di avere ospite oggi in studio Massimo Mucciola, che è membro della Nazionale Italiana di Surf Casting, e quindi mi sembrava giusto, di fronte a tanta autorevolezza della sua presenza, fare i giusti onori di casa. Che abbiamo un campione, no? Massimo Mucciola, diciamo, nel circuito del surf casting non ha certo bisogno di presentazioni, non vincitore del Club Azzurro dell'anno scorso, ma comunque già negli anni precedenti in nazionale, Club Azzurri, cioè, sicuramente un atleta di altissimo livello. Prima scusami Simone di fare le presentazioni, cominciamo col dire che questa sera la puntata verte su un argomento specifico, cioè la pesca al sarago nello stretto di Messina, quindi siamo andati in trasferta. Assolutamente, come dicevamo, piano piano cercheremo di coinvolgere tutte le province, vedremo durante la registrazione in spiaggia abbiamo coinvolto anche alcuni atleti di alcune società del messinese. Per cui dicevo, mi sembrava giusta questa mia piccola introduzione, vista tra l'altro veramente la presenza oggi molto qualificata. Giuseppe Contarino, che ormai è un volto noto, che non ha certo bisogno di... Ma giusto per ricordarlo, già membro della Nazionale, vincitore del Club Azzurro, Massimo Mucciola, che è veramente il nostro ospite d'onore, veramente io lo ringrazio infinitamente per la sua presenza. Giuseppe Contarino di Surf Competition. Quindi lascerò poi a te la parte, tutto il resto, così io poi vi lascio e vi godrete la puntata. Nunzio Sirna, anche lui della Surf Competition, anche egli atleta di elevatissimo livello, tra l'altro a cui facciamo un grosso in bocca al lupo perché tra tre giorni andrà a disputare il Club Azzurro, quindi stavolta diciamo competerà contro Massimo per disputarsi questo agognato posto all'interno della nazionale italiana. Giuseppe Di Paola, anche egli già vice campione d'Italia e Club Azzurro nel 2012, quindi diciamo sicuramente quattro ospiti di altissimo livello che spero ci potranno dare un contributo e ci potranno raccontare le loro esperienze. Massimo, ti toccherà raccontarci questo mondiale in Sudafrica, che so che è assolutamente particolare per noi, inusuale sia per tipologia di prede ma anche location e tutto il resto. Sul resto della pescata avremo invece Giuseppe Contarino, che ci farà da guida tecnica. Anche Nunzio Sirna, che so che è un personaggio particolarmente loquace. Assolutamente, oggi dobbiamo fare in modo di far chiacchierare Nunzio, perché Nunzio non riesce ancora a vincere questa timidezza di fronte alle telecamere con un microfono in mano, quindi noi lo invitiamo spesso perché cercheremo piano piano di fargli superare questa sua timidezza. Nunzio, se lo dice lui, ma lui con Luigi accanto, quindi io vi ringrazio, lascio la parola a Luigi e ai nostri ospiti, grazie ancora. Grazie a Simone Lograsso per essere stato con noi, tra l'altro ti perderai il momento social, no? A questo punto, no? Che abbiamo... oppure tornerai... No, per il momento social tornerò da dietro le quinte, perché insieme al uno dei nostri partner, che è il ristorante Baku, inauguriamo oggi, poi lo vedrete meglio, non mi anticipo niente, vogliamo sempre migliorare con piccole cose, con piccoli gesti,
questo nostro piccolo format di senza grandi pretese. E ci sarà un piccolo momento social che vi lascio la suspense di scoprire. Io ho voluto anticiparlo perché il programma, d'accordo, è piccolo, eccetera, come dice Simone, però in realtà si sta trasformando in un momento anche radical chic, perché pure ci siamo resi conto, no, che in realtà è così e noi ne siamo contenti. Grazie Simone. Grazie a voi, allora, grazie a te Luigi. I tuoi ospiti oggi sono i miei ospiti a questo punto. Io parto subito con Massimo Mucciola, perché è un campione, perché è specializzato, tra l'altro membro della nazionale, no? Reduce dai mondiali. Cominciamo col raccontare questi mondiali, cioè cosa si prova a disputare i mondiali e quali sono poi le condizioni che si affrontano, che naturalmente sono diverse rispetto ai contesti nei quali altri atleti si trovano quando pescano in Italia. Il mondiale appena concluso ci ha visto affrontare delle spiagge veramente belle, stupende, con dei pesci assolutamente inusuali. La specie prevalente era il pesce violino, e finché le condizioni meteo marine e le spiagge che avevamo provato durante i giorni che hanno preceduto il mondiale ci hanno consentito di lottare per un posto al podio. Massimo, tu sei di Reggio, sì, no? Reggio Calabria, quindi la tua squadra, il tuo team è Reggio Sud. Il mio team, quest'anno abbiamo formato il gruppo pesca nella Lega Navale Italiana Reggio Sud. No, io volevo dire, quando tu fai riferimento a pesci particolari, no? Tu hai citato il pesce violino, cioè sono pesci naturalmente diversi, cioè che non si trovano dalle nostre parti. Assolutamente no. E che quindi prevedono un diverso modo di pescare. Un diverso modo di affrontare le battute di pesca, con esche assolutamente inusuali. Le esche date al mondiale erano i cefali. O le sarde, i calamari, esche che assolutamente normalmente nei campi italiani non si utilizzano. Questi pesci erano praticamente una sorta, cioè è una della famiglia degli squali. Lo squalo violino, che era la preda prevalente, e però oltre a questi squali violino si prendevano un po' tutti i tipi di squalo. Che dimensioni hanno? La media di questi pesci erano di circa un chilo e mezzo. Però si affrontavano delle battute di pesca veramente difficoltose anche dal punto di vista fisico, perché tra le distanze che la marea cammina, il mare rientra o sale, perciò bisogna stare sempre dietro alla marea. E tra la quantità notevole di pescato in alcune giornate, ad esempio la seconda giornata ci sono stati numeri da record, con figuri che io con circa 80 tra squali e razze, pescati in appena 4 ore, ho fatto tra virgolette solo un quarto posto. Perciò una quantità di pesce assolutamente invidiabile. Ma quando lei dice solo un quarto posto, cosa intende? Cioè, solo al di là del bagno posto, di umiltà. No? Perché, okay. Perché con una quantità di pesce che era all'incirca di circa 60 kg di pescato, fare un quarto posto è una cosa che neanche nell'immaginario si può avere. E niente, ripeto, fino al secondo giorno, sia la nostra nazionale che quella femminile, nelle spiagge che abbiamo affrontato con condizioni che conoscevamo, tra virgolette, condizioni meteo, abbiamo fatto benissimo. Il terzo giorno sono cambiate le condizioni meteo, sono cambiate le spiagge e il numero di pescato è diminuito drasticamente e ci siamo dovuti, come dice, rimboccare le maniche, e purtroppo dal terzo giorno in poi non è andata come avevamo sperato. Non siete soddisfatti del vostro risultato? Avevate delle aspettative diverse oppure poi... Le aspettative erano assolutamente diverse perché speravamo di lottare per conquistare il podio fino all'ultima giornata, così come è stato lo scorso anno in Irlanda, un altro mondiale. Invece purtroppo dal terzo giorno in poi abbiamo un po' perso la distanza dal podio, e il terzo giorno, dopo la terza giornata di pesca, ci siamo posizionati al settimo posto assoluto e poi niente, poi abbiamo perso
attraverso il contatto col podio e anche mentalmente si perde un po' di smalto. Va bene Massimo, torneremo da lei per parlare ancora. Grazie mille. Ritorniamo invece da una ormai vecchia conoscenza, sì, sì, di passione. Un piccolo veterano. Giuseppe Contarino, com'è andata questa serata di pesca? No, abbiamo fatto al Sanago, infatti, dello Stretto di Messina. Sì, è stata una scelta anche per far condividere. Per chi non conosce il Sanago, no, dalle nostre parti. Okay. Chi non lo conosce? Okay. Diciamo che è una di quelle prede top che abbiamo, soprattutto per la pesca dalla spiaggia. E quindi, come ti dicevo, abbiamo fatto la scelta di andare su uno spot difficile che però permette la cattura di questa specie con tecniche particolari che magari poi spiegheremo dopo. Sì, certo. Sicuramente le spiegheremo. E l'abbiamo voluto fare nello Stretto di Messina. Stretto di Messina che ti posso garantire che nel nostro mondo è uno dei posti più ambiti. Qui Massimo ce lo può confermare perché lui abita nello stretto, okay, sullo Stretto di Messina, certo, altra sponda, l'altra non sponda siciliana, ma la sponda, certo, calabra. E certo, noi abbiamo girato... Beh, una macro area alla fine, no? Abbiamo girato il mondo, siamo, e quindi... Siamo cugini, no? Okay. Esattamente. Noi siamo cugini anche dall'altra parte del Maghreb, però... sì, effettivamente. Siamo. Però Massimo può confermare che nel nostro mondo, quello che è il surf casting, sicuramente è uno dei luoghi più belli che ci possono essere, sia come catture che anche come fascino. Ma lo Stretto di Messina è caratterizzato dalle correnti, no? Esattamente. Cioè, questa è una cosa, come dire, che tutti sappiamo, no? Perché si parla sempre del ponte, che però poi non si farà mai probabilmente, e si sottolinea il fatto che la caratteristica che poi diventa una difficoltà oggettiva è il fatto che ci siano delle correnti che cambiano poi continuamente direzione, e questo creerebbe dei problemi. Ora, da un punto di vista proprio di difficoltà nell'affrontare, no, la giornata di pesca, allora, nel video che vedremo dopo, quando siamo in spiaggia, qualcosa è stato spiegato, cioè è stato fatto dobbiamo vedere il video, okay, sicuramente, okay, non anticipo, okay, nulla, okay, okay. Però effettivamente questo lo posso dire, la difficoltà che si trova sullo stretto, che poi è quella difficoltà che una volta capita o comunque imparata, perché bisogna imparare, ci permette di andare ad affrontare questo tipo di spiagge. Allora lì influisce tantissimo il fattore lunare. La battuta di pesca è stata fatta proprio sul primo quarto di luna, che il primo quarto di luna è il momento in cui in condizioni meteo normali, quindi non c'è maltempo, sì, o condizioni, sì, di scirocco, maestrale forte, permette a questa corrente dello stretto di muoversi in modo più lento e con cambiamenti di corrente scendente e montante, significa in direzione Catania o a salire verso Messina. Quindi questo permette di più l'azione di pesca. Ci sono momenti in cui invece sullo stretto, o di luna piena o di luna mancante, che queste correnti diventano molto forti e durano anche ore. Quindi si è proprio addirittura costretti ad annullare l'azione di pesca. C'è Nunzio che vuole intervenire perché sta smaniando, no? Sì, perché sì, a sicuramente, punto sicuramente, conoscendo il mio compagno di squadra. Sì, non ci sono dubbi. Stiamo parlando di questa battuta di pesca, adesso vedremo le immagini, che poi in realtà risulterà essere comunque molto positiva, perché avete portato dei risultati, no? Che abbiamo catturato. Dimmi qualcosa, quanti pesci? Ho catturato di più triglie. Liberati. Ho preso di più delle triglie, grosse e delle mormore. Ma questo, cioè, c'è una ragione, nel senso, quelli erano i pesci che passavano in quel momento, no? No. Io avevo sicuramente una fascia più fangosa. Okay. Ho preso infatti delle triglie rispetto agli altri. Il riferimento è al picchetto, no? Sì, ok, perfetto. Cioè tu avevi quel picchetto lì e in quel picchetto hai... Non, c'è una ragione, ce la facciamo dire anche da Giuseppe, così... Sì, meglio la spiega Giuseppe. Sì, perché praticamente il discorso è questo, come in tutte le spiagge, la morfologia cambia. Le distanze che, per esempio, la mia postazione, lei saraghi, lui triglie, qualche, no? Sarago l'ha preso pure Nunzio, però, okay, l'ha preso di taglia piccola, okay, che poi abbiamo rilasciato per cui, okay, per cui per lui non, no? Sì, infatti. Okay. No, il problema è, il discorso è questo, oltre alla corrente il fattore fondamentale, cioè voi siete esigenti, però non è che, sì, cioè, io sto cominciando a conoscervi come categoria, a parte che, siete... no, non lo nascondo, questo lo facciamo un po' tutti, lo dico, no, qui, okay, che tanto non mi vede nessuno. Mi sono scelto il posto migliore, ma non l'ho detto. Poi dopo l'hanno scoperto, perché giustamente, sì, però dico, non lo diciamo, non mi vede nessuno, è una cosa internos. Sì. E quindi la differenza dove stava? Che Nunzio, nel luogo dove si è posizionato, aveva più sabbia, quindi riusciva a prendeva meno fondale lanciando.
Io, che ero sulla destra, avevo più fondale, quindi più profondità d'acqua. Avendo più acqua, giravo qualche sarago più grosso, ma avevo meno pesci grufolatori di sabbia, tipo quali le mormore e le triglie. Per esempio, io non ho pescato una triglia. Però ho fatto all'inizio a giorno, ma era aspettata, ce l'aspettavamo qualche bella mormora. Invece poi col buio io e Simone Lograsso abbiamo preso un po' di sarghe, di cui qualcuno di taglia interessante. Com'è andata Lograsso? Detto sempre qui tra noi, in una detto tra noi, che lui non saprà mai. Ha i suoi tempi tecnici per carburare. Andiamo a vedere a questo punto la battuta di pesca nello Stretto di Messina e poi ci ritroviamo subito dopo per commentare con i nostri ospiti. Di Pesca per Passione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la pesca sportiva e non. Ci troviamo questa volta ad affrontare una battuta di pesca un po' particolare. Ci troviamo infatti in questa splendida cornice dello Stretto di Messina insieme ai miei compagni di squadra di avventura, Pippo Contarino, che non ha certo bisogno di presentazioni, ma altrettanto alla mia destra Nunzio Sirna. Oggi parleremo, come vi dicevo, di una sessione particolare di pesca al sarago. Una pesca che verrà utilizzata con una tecnica particolare, vedremo, con una tipologia di esca particolare, così verme di Rimini che forse non tutti conoscono e che avremo, speriamo, modo di farvi apprezzare per conoscerne questa tecnica. Questa è una spiaggia molto particolare, caratterizzata da un fondale molto accentuato, quindi durante la serata non saranno rare catture di qualche bel pargello, magari qualche occhione e chissà anche qualche bella mormora. Avremo l'opportunità in questa puntata, per questa tipologia di tecnica che abbiamo scelto, di provare le nuove attrezzature, le nuove canne della Drake, prodotte dall'azienda Akita, un'azienda che con un pizzico d'orgoglio possiamo dire tutta siciliana, e quindi durante la serata avremo anche modo di potervi spiegare, di potervi far apprezzare le azioni di questi gioielli della tecnologia. Nunzio, dici due parole. Nunzio è uomo immagine e pro staff della Akita, quindi oggi ci affidiamo integralmente alla sua bravura. Tra l'altro gli facciamo un grande in bocca al lupo per il prossimo Club Azzurro che andrà a disputare tra una quindicina di giorni, dove speriamo che possa veramente centrare l'obiettivo. Nunzio rappresenta sicuramente pro staff Akita, quindi conosce bene i nostri prodotti, ma la presenza di Pippo Contarino ci dà la garanzia stasera, speriamo, di una bella serata, perché conosce molto molto bene queste spiagge. Ciao a tutti, ci troviamo a Messina Centro, come si può apprezzare dalle viste che abbiamo qui attorno. Praticamente siamo su degli spot particolari, perché lo Stretto di Messina è particolare. Dal molo di Messina, quindi dal porto di Messina, fino ad arrivare a Torre Faro, dove c'è il famoso treliccio che affaccia sulla Calabria, abbiamo un fondale particolare. È un fondale particolare perché è molto accentuato, quindi c'è una batimetria molto differente a tiro di canna. È un fondale misto, quindi scoglie e sabbia, è molto particolare sulla cattura di sarghe, orate e comunque pesci di una certa qualità e anche grandezza. La difficoltà invece che lo Stretto di Messina riserva è la corrente. Allora, le correnti dello Stretto sono ben note a tutti. Allora, da affrontare con le canne da surf casting dalla spiaggia sono più particolari, e soprattutto perché useremo zavorre pesanti lanciate a lunga distanza, è un'azione di recupero
recupero della canna molto veloce per permettere al piombo di risalire il fondale e quindi salpare le nostre prede. La problematica dove sta? Sta proprio in questo, che le catture magari ci saranno, sarà difficile portarle a terra, ma noi ci proviamo, siamo ben attrezzati, attrezzi dell'azienda Drake di spessore e di qualità e molto resistenti. Che dire? Un bocca al lupo per questa giornata di pesca e speriamo che vada bene sia per noi che per voi che ci guardate. Ciao a tutti. Incannato qualche pesciotto di giorno innescando l'arenicola, vediamo se la fortunata mormora molto combattivo come pesce. Sì, è lei, è lei. Una bella mormoretta. Diciamo a tutti che la mormora per legge deve essere 20 centimetri, questa la supera, un bel esemplare, molto combattive perché dovute alla forte corrente presente nello stretto i pesci mantengono un tono muscolare molto più forte, quindi sono molto più combattivi. Incannata un'altra mormora sulla lunga distanza, eccola, e questa è più bella della prima, un bel pesce, una bella mormora. La giornata promette molto molto bene. Caratteristica della mormora è mangiare sul labbro, non sempre ingoiano. La mormora, come abbiamo visto prima, quella pescata aveva appena, non aveva ingoiato, infatti adesso ho avuto la toccata, mangiano svogliate, ci sono, il pesce c'è però mangia svogliato, questa è una caratteristica del pesce apatico. E sicuramente sarà perché non c'è corrente, quindi non gli stimola appetito, non va a grufolare nella sabbia smossa dalla corrente. Siamo qua, ogni tanto vince il pescatore, ogni tanto vince la preda. Le esche che stiamo utilizzando in questa battuta di pesca sono la classica arenicola napoletana, anellide, molto sottile e rosso. Questo serve più che altro per insediare la mormora che speriamo di poter catturare. Poi abbiamo una variante per il sarago, abbiamo un'esca universale, serve un po' per tutti, per il pagello, per il sarago, anche la mormora mangia, e si chiama muriddu, ed è questo. Si innesca per intero, dalla testa fino alla coda. Non si spezzetta per non fare perdere troppo sangue e quindi diminuire il potere catturante. Poi abbiamo il famoso verme di Rimini o vermara. Questo è un, diciamo, noi lo stiamo utilizzando congelato, anzi decongelato, perché? Perché in questo momento, periodo di novembre, c'è fermo biologico, quindi almeno per quanto riguarda la Sicilia non arriva come esca, quindi viene congelato da vivo, salato, si deve essere del sale per compattare la consistenza, ed è un verme, come vedete,
di grossa dimensione. Questo è specifico per la pesca al sargo o alla tanuta, almeno su queste spiagge. Anche l'orata lo gradisce, però diciamo che l'orata predilige di più il bibbi, che non abbiamo perché non stiamo affondando la pescata all'orata. E poi ultima esca, ma è un'alternativa per provare qualche pancello più grosso, e anche il sargo, l'americano, nome proprio perché proviene dall'America, lo conoscono, diciamo, quasi tutti i pescatori lo conoscono. Quindi queste sono le esche, e poi utilizzeremo, ve lo apro sul momento, un'esca naturale, che sono i tentacoli del polipo. Essendo bianco, quindi poi ci appresteremo a pescare anche nelle ore notturne, si spera che comunque, anche in base al periodo, che è novembre, che il sargo gradisca un'esca bianca, e per sostituirla alle esche rosse, che sono i vermi, per dare magari un tocco di diversità alla nostra pescata. Come abbiamo detto, oggi cercheremo di tentare di catturare il sargo. Che attrezzatura utilizziamo? Sicuramente utilizzerò un back, in questo caso dell'azienda Kita, è un 3001, è un amo forgiato, non di grossissime dimensioni, perché la taglia del sargo non la possiamo calcolare, quindi possiamo prendere da 300 grammi, da mezzo chilo, da un chilo, si spera. Quindi utilizzerò un amo un po' più piccolo rispetto alla norma o rispetto alle esche, soprattutto il vermi di Rimini, che utilizziamo. Si monterà un unico amo, un unico bracciolo, questo per evitare di non incagliare, perché su queste zone di molta fondale il problema è che se passa un branco di pesci e comunque uno riuscisse a insediare due pesci, non si riuscirebbe a recuperarli, perché la differenza, il dislivello che c'è a tiro di canna intorno ai 100 metri su questo posto, almeno posso parlare io, è molto accentuata, quindi non riusciremmo a far risalire la preda da questo scalino che si ritrova sotto, diciamo, in mare. E quindi utilizzeremo un amo, utilizzeremo un filo pink, sempre è un rosa, però è un fluorocarbon molto rigido, buonissimo per la pesca di galla, ma è anche ottimo per questo tipologia di pescata, in quanto rimane abbastanza rigido e quindi eliminiamo al massimo il problema dei grovigli. Tutti il tipo di sistema che utilizzeremo per cacciare il sargo, diciamo che è il classico sistema più semplice che esista nella pesca. Praticamente shock leader della canna, un doppio moschettone, piombo, in questo caso con le alette per permettere al piombo in fase di recupero di alzarsi dal fondo il più velocemente possibile, un monobracciolo come spiegavo prima, con l'innesco del nostro verme di Rimini. Molto sottile, e l'amo deve uscire fuori dall'esca. Quindi questo è il sistema che utilizzeremo per tentare la cattura del sargo. Semplicissimo, anche perché, ripeto, il rischio di incagliare su queste spiagge è molto elevato, e quindi cerchiamo di portare gli attrezzi al minimo per non incappare in troppe ami che vengono persi in mare, e anche nell'azione di pesca potrebbe disturbare nei lanci successivi. Naturalmente per i lanci si usa un salvadito per i lanci a lunga distanza, per preservare il dito da eventuali tagli della lenza. In questo caso sto lanciando con l'attrezzatura che ci è stata fornita dall'azienda Drake. Questa nello specifico è la Potenzia 4,5 da 200 grammi, quindi una canna molto potente, che servirà per spingere la zavorra da 150 grammi il più distante possibile, e in fase di recupero, essendo molto rigida, ci permetterà di sollevare il piombo e di recuperare la preda. Speriamo bene. Thank you.
appena avuto una bella toccata sulle beach, ma penso sia una mormora. Vediamo, è qua in bottiglia. Bella mormoretta. Anche di notte, stranamente. Beh, dobbiamo solo aspettare il famoso Saragua, ma siamo qui, sono sicuro che questa sera qualche bel Saragua uscirà. Finalmente sulla canna fuori con il berme di Rimini. Vediamo, eccolo. Olè. Ah, un saraietto. Oh, ma almeno. Specie presente nelle coste messinesi. Questo è un verme, viene chiamato verme cane, da non toccare assolutamente perché ha delle spine urticanti lungo i fianchi. Qui in compagnia dell'amico Damiano Munafò, atleta della provincia di Messina, che ci è venuto a trovare. Ciao Damiano. Ciao Beppe. E siamo anche insieme, come dall'inizio, con il pro staff Aghita per questa battuta sullo stretto di Messina. Allora Damiano, io ti voglio dire questo: tu sei arrivato adesso, noi abbiamo fatto comunque una bella pescata, perché sono uscite mormore, sono uscite triglie, anche qualche saragua, alcuno discreto, perché come saragua fasciato tu lo sai non si fanno enormi, quindi comunque la dimensione pescata è stata simbolica. Che ci puoi dire di più su questo stretto di Messina, tu che lo frequenti, non dico giornalmente, ma quasi? Il cambio di corrente influisce molto sulla pescata, a volte nel cambio proprio è il momento in cui abbiamo le toccate quelle più importanti. Comunque si spera che magari qualche cambio lo faccia ancora la sera del luna. La luna, la porzione di luna che c'è in questo momento appunto è positiva, perché dovrebbe dare qualche cambio e scambio un po' più frequente rispetto alle porzioni di luna più importanti, e quindi c'è possibilità appunto di prendere qualche bella preda. Speriamo bene. Il luogo è fantastico, lo scenario altrettanto, e la pescata secondo me andrà in porto bene. Poi abbiamo con Nunzio, abbiamo testato i prodotti dell'azienda Aghita, di cui tu sei staff. Ho visto che con le bici hai preso qualche bella briglia, vero? Qualche bella mormora. Diciamo che la pescata è andata bene. Io forse magari ho preso qualche saragotto in più, uno a lunga distanza con le break 200, poi gli altri con le bici a terra. Vabbè, dai, diciamo che tutto sommato la serata procede bene, speriamo di fare solo qualche cattura di taglia e incorniciare il tutto, giusto?
sicuramente un seraghetto. Purtroppo non è di grossa taglia, ma ora lo liberiamo subito. Oh, una bella toccata. Vediamo. Qua. Oh, bello, questo è più grosso. Allora Nunzio, abbiamo testato l'attrezzatura della Drake, come ti sembrano? Naturalmente sei pro staff, belle mani, cosa hai usato? Beach? Beach e la 130 grammi. E la 130 grammi. Cosa hai pescato? Triglie, mormore. Qualche sarago piccolo mi pare che hai fatto? Sì, un sarghetto piccolo. No, invece poi alla fine qualche bel sarago, comunque tolgo la lampada, scusate. Qualche bersaglio invece è uscito, perché fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di fare, non grossissimo perché non è stato di grossa taglia, però triglie, belle triglie, mormore, diciamo che sono state delle belle mormore. Quindi tutto sommato questa esperienza sullo stretto di Messina è andata come pensavamo, quindi con varie prede di taglia discreta. Che vi posso dire? Ringraziamo sicuramente l'azienda Drake e Akita, che ci ha fornito tutto il materiale, fili, ami, canne e l'esca. Ringraziamo Nunzio Sirna in qualità di pro staff dell'azienda Akita, in qualità di atleta della SD Surf Competition. Me medesimo che vi saluto, Giuseppe Conderino, alla prossima, e speriamo di poter realizzare qualcosa di carino come abbiamo fatto questa sera. Una buona serata a tutti, alla prossima. Splendide immagini vissute in una serata in compagnia dello Stretto di Messina con Giuseppe Contarino, me medesimo. Me medesimo, sì. Perché hai preferito autodefinirti, cioè quindi non, non sottolineare il tuo nome. Ci sta, uno sketch, un po', anche per rendere la cosa un po' più no, ma tu così, hai alla portata di tutti, no? No, no, ma tu hai un futuro comunque da anchorman. Sì, da comico. No, non mi permetterei mai, no, ma assolutamente no, perché si nota comunque la tua spigliatezza. Naturalmente tu hai un dinamismo, no? Dialettico, no? Nel commentare sì. La parte sportiva, e anche una discreta faccia tosta, no? Dobbiamo dire. Sì, allora, su questo, prima di approfondire, detto naturalmente sempre con grande rispetto, sobrietà, no? E cortesia, sì, no, io vorrei che Nunzio ci dicesse qualcosa, perché anche nel corso del video non ha, ha preferito pescare e basta, no? Cioè alla fine è stato un risultato molto bello in una serata molto bella, particolare, tra l'altro poi ne parleremo dello Stretto di Messina, di Messina e delle sue caratteristiche proprio con Massimo, però una serata da incastonare all'insegna del catch and release. No, tu hai pescato, no? Hai portato a casa, no, tanti pesci, alla fine con difficoltà oggettive, perché sottolineavamo il fatto che comunque le correnti spesso creano, no, dei disagi, no, per chi pesca, poi è difficile anche perché il pesce, c'è il fondale che è abbastanza profondo. Mi sento, non ce la faccio. No, ce la fai, no, no. Ok, parliamo. Non ce la faccio. Vabbè, tu sei, come dire, te, si dice convitato di pietra. Cioè, ok. Quindi... Si blocca. Simone, basta, colpa tua. No, ok. No, allora, parliamo della serata con Massimo Mucciola. Parliamo soprattutto delle condizioni oggettive dello Stretto di Messina, che ha le sue difficoltà di fondo. E andiamo per quarti di luna, no? Assolutamente sì, la conoscenza delle correnti, come diceva già Giuseppe, è fondamentale per affrontare battute di pesca nello Stretto di Messina. I quarti di luna sono i periodi migliori, a differenza invece del quinto di luna o della luna piena, dove le correnti, come già anticipato, non rendono affrontabile serenamente una battuta di pesca.
Perché lo spieghiamo, cioè, a parte poi arrivare alla licantropia per la luna piena. Sì, sì, assolutamente, a parte i licantropi c'è un problema di velocità del mare, delle correnti, che in alcuni punti addirittura superano i 6 nodi. Perciò la battuta di pesca diventa veramente impossibile da realizzare. Lo stretto è un posto bellissimo, stupendo, variegato, con fondali importanti e anche con una flora veramente particolare, e solo con una discreta conoscenza si riesce ad affrontare bene. Però ci sono delle controindicazioni. Le controindicazioni sono quelle delle correnti, e siccome tra l'altro ci danno le tabelle di correnti, delle correnti, si riesce ad affrontare in modo scientifico una battuta di pesca. Sì, no, volevo a questo punto allargare e parlare con Giuseppe. Sì. Voi naturalmente per conoscenza geomorfologica, ovviamente, diciamo, lo stretto di Messina non è il vostro luogo abituale, no? Dove pescate. Lì, che tipo di difficoltà avete incontrato? No, beh, io lo stretto lo conosco bene perché lo frequento abbastanza per diletto, non per gare. Vedi, sullo stretto non è possibile realizzare una gara perché non ci sono spiagge capienti e comunque sarebbero... Non potresti riuscire a affrontare una gara proprio a causa delle correnti, perché fra di noi atleti ci impiglieremmo sempre, ogni minuto, quindi sarebbe praticamente impossibile. Se sono degli incastri pericolosi. Però essendo proprio un posto molto ricco di pesce, tutti i siciliani, anche dal palermitano, vengono a pescare a Messina, quindi è conosciuto come zona. Poi, come hai visto tu nel video, magari c'è il punto in cui ti vai a posizionare, che c'è un po' più di sabbia e quindi fai alcune tipologie di pesci. Magari c'è il punto che tu per esperienza, o perché magari sei andato 10 volte su quella spiaggia, su 10 volte hai pescato più sarghe, quindi sai che in quel punto fa sì. Un fondale diverso, è più sì. Misto, c'è più scoglio. Sì, sì, è un po' la differenza del picchetto poi fra triglie, no, e sarghe. Esattamente, non ce ne ha prese di più. Sì, no, esatto. Invece volevo chiederti, il tasso di pescosità dello stretto di Messina? Allora, da che sono bambino che vado a pescare sullo stretto, comunque nel messinese ionico, posso dire e sottoscrivere che non sono mai tornato a casa senza aver pescato. E diciamo, devo spezzare una lancia a favore dei messinesi, perché la popolazione di Messina, soprattutto quella professionista con le barche, non hanno la cultura di... magari non lo possono neanche fare tecnicamente, perché comunque il fondale, ti ripeto, è misto e ci sono forti correnti, quindi non possono calare reti sotto costa. Però devo essere sincero, il messinese ha molto rispetto del mare, proprio noi, sai che la trasmissione, tutti certo, ne parliamo di rispettare il mare, sì. E io posso hashtag dire che magari non rispettano le strade, ma il mare lo rispettano, questo lo posso dire. Strade a parte, scherzo, chiedo... per la Catania Messina è un po' disastrata, è un fatto oggettivo. No, vabbè, l'affronteremo in altre puntate, no? Legati ad altri format, no? Sicuramente. Siamo già andati, no? In passaggi di natura diversa legati ad Ultima TV. Perché mi riferisco alla pescosità? Perché siamo tutti consapevoli, anche chi l'attività sportiva non la pratica, che comunque ci sono delle zone che sono state depauperate, no? L'esempio è il Golfo di Catania, dove spesso sento degli amici che pescano, dicono non si pesca più come prima. Sai, è un luogo comune, una frase fatta? No, allora, non è una frase fatta, sicuramente è anche un po' luogo comune, dovuto a cambiamenti climatici, a inquinamento. Io ti posso, guarda, ti dico questo, ma lo posso raccontare a tutti perché lo racconto con stupore. Un giorno dovevo andare a passarmi il tempo a Torre Archirafi, andare a pescare le salpe, e si pescano con l'erba. Ne trovavo su tutta la costa, mi sono avvicinato a un vecchietto che aveva la barca, ma una persona storica, penso che sia, e ho chiesto se dove la potevo trovare, perché loro sono più pratici. Quel signore mi ha guardato e mi ha detto: giovanotto, qui non c'è erba almeno da 20 anni, il mare è morto. E sai, questa frase mi ha colpito. È perché noi quando possiamo ci complichiamo la vita, no? L'uomo, sì, sì. Quindi poi sai, la zona di Catania ci sono molti pescatori professionisti, molte barche professioniste, gente che comunque sa fare il suo mestiere, c'è anche un grande indotto, perché poi sai, la richiesta del pesce c'è. E quindi esiste. Aumenta la competition.
no? Sì, okay, sì. Diciamo no, che invece... la sfida diventa sempre più dura. Okay, ecco, no, voglio chiedere invece, tra un po' andremo al tavolo tecnico, voglio chiedere a Giuseppe Di Paola, che è del Circolo Nautilus, esatto. Le caratteristiche tecniche del sarago, se noi dovessimo fare un profilo di questo pesce. Beh, è un pesce, come abbiamo visto noi già dal video, diciamo, che ha taglie diverse a seconda, diciamo, del mare che andiamo a affrontare. Sicuramente un mare più grosso oppure più movimentato ci può dare qualche pesce un po' più grosso. E sicuramente, come abbiamo visto, ci sono diverse specie, parliamo del sarago fasciato, sarago maggiore, ce ne sono anche altri tipi, forse un po' più rari, chiamato volgarmente sarago pizzuto oppure il sarago faraone. Differenze? Allora, il faraone è su... Perché quando lei mi dice faraone piuttosto che pizzuto, poi me la deve spiegare. Allora, semplicissimo, il sarago pizzuto è quel sarago, quello che va a brucare l'erba sulle pietre, quindi ha proprio, diciamo, il muso prolungato, sì, in modo per poter muso staccare... Pronunciato, sì. Esatto, pronunciato per poter staccare l'erba. Il faraone... rarissimo, ha delle colorazioni sul violaceo un po' più particolare rispetto agli altri, che sono il maggiore e il fasciato. Il fasciato, come abbiamo visto nel video, si è visto, diciamo, predominare alla fascia larga abbastanza sulla testa. Invece il maggiore è il classico, diciamo, che ha le striscioline grigie sulla schiena. Ovviamente abbiamo visto molto, fra parentesi, rotondo come pesce. Benissimo, grazie Giuseppe. Io ci tenevo, se posso, innanzitutto volevo ringraziare chi ci ha dato la possibilità di essere qua, soprattutto all'azienda Akita, dove io, Massimo e Nunzio siamo, diciamo, testimonial. Grazie ovviamente per diciamo, i materiali, che sono di ottima qualità, veramente. Ok. Grazie a voi, che comunque siete nostri ospiti, no? È un piacere. Certamente. A questo punto ci trasferiamo al tavolo tecnico, perché parliamo di specialisti, insomma, che vi raccontano la preparazione per la pesca. Ed eccoci qui al tavolo tecnico per spiegare alcune travistiche per il surf casting. Vi illustrerò come abbiamo pescato, diciamo, nel video che avete appena visto. Invece Massimo Mucciola sarà un po' più tecnico, perché parlerà più in modo professionale, diciamo, rivolto all'agonismo o chi magari vuole fare uno step successivo, quello che è la pesca per diletto, giusto Massimo? Assolutamente. Spiegando, sì, quali sono le chicche, le particolarità che utilizziamo in gara. Massimo, iniziamo con te. Facciamo vedere a livello proprio professionale qual è il mestiere che noi facciamo quando andiamo ad affrontare gare di surf o comunque delle competizioni sportive. Allora, intanto parliamo qua di realizzazione di travi, perciò io ho preventivamente inserito le classiche collanine di perline, formate da perline e girelle, in modo tale da creare degli snodi. Gli snodi a cui vanno poi attaccati i travi, i terminali. Questo è un terminale realizzato per una pesca abbastanza gravosa, che oltre alla normale girella e perlina c'è l'aggiunta di un tubicino. Praticamente normalmente questa realizzazione avviene con alcuni strumenti, che è un travometro, sempre fornito dall'azienda Akita, che permette di realizzare travi a tre o a due snodi di lunghezza che varia da 1,40 m a 3,50 m. Questi snodi, che vengono realizzati tramite una colla, sempre fornita dall'azienda Akita. Quindi questa tipologia di trave, che naturalmente, come stiamo vedendo, è abbastanza solido. Assolutamente, può essere utilizzato benissimo sullo stretto di Messina per la pesca che abbiamo fatto, sia per i pagelli. Per i pagelli e per utilizzare su grandi profondità. Perfetto. O i saraghi, in modo tale che questo snodo, anche sollecitato dal peso di grosse prede, non rompe il collante che lo trattiene. Perfetto. Come lenze stiamo utilizzando, diciamo, lenze di... Questi sono di grossi diametri, questo è uno 0,60 per pescare con piombature anche da 150 e 200 grammi. Perfetto. Invece io volevo
far vedere la realizzazione di un trave, perché poi diciamo che la base è il trave che utilizziamo e che dipende il diametro dal piombo che dobbiamo mettere e dove dobbiamo lanciarlo. Quello che mi preme dire è che giustamente molti che si avvicinano a questo sport o che magari sono semplici appassionati che pescano un monoam, il classico long arm, che è quello che ho spiegato io nel video quando ho pescato a Saraghi, cioè girella con girella, piombo, un unico bracciolo con amo, semplicissimo, lo fanno tutti, però magari la possibilità di poter fare una preda multipla, quindi il doppio pesce o anche il triplo. Certo. Volevo far vedere. Allora, la realizzazione è semplicissima. Io utilizzo un tagliaunghie che tengo sempre al collo con un laccio. Per prima cosa dobbiamo creare il cappio, che è la parte alta del nostro trave, doppiandolo, facendo un'asola e girando il cappio dentro per due volte. La solina la giriamo dentro per due volte. E il cappio è stato formato. Questa è la parte alta. Questo verrà inserito con un aggancio creato apposito, legato al nostro shock leader che parte dal mulinello per l'intercambiabilità dei nostri travi. Il nodo viene tagliato a raso. Una cosa importantissima sono le misure. Noi utilizziamo sempre un metro massimo, che nell'agonismo è legge, è fondamentale. Cioè è fondamentale, tutto ha un dimensionamento, tutti i tipi di pesca, se dobbiamo pescare a tre ami lunghi, due ami, giusto? Assolutamente. Mi confermi? Sì. Quindi di solito per una pescata o a mormore o qualsiasi tipologia di pesce, un trave semplice che non si impiglia nel lancio, anche nel recupero, è calcolato su 1,60 m, quindi io lo andrò a tagliare poco poco più lungo, 1,70 m, giusto perché poi dobbiamo legare il moschettone dove andrà messo il piombo, quindi lo lascio 10 cm. Fatto ciò, quindi abbiamo la nostra asola, dal basso inseriamo i nostri snodi. In questo caso lo farò a due ami, quindi utilizzerò delle perline, sempre fornite dall'azienda Akita. Io per comodità, per non lasciarle nella bustina, le metto in questi piccoli cassettini di plastica, e le girelle, queste sono del numero 24, quindi una girella che il trave è un 40, quindi va benissimo come dimensionamento. Andrò a fare la classica perlina, girella perlina. Quindi, classico rosario. Esattamente, quindi inserisco la perlina, girella. La collanina è fatta. E un'altra perlina. Adesso lo inserisco così perché il panno sul tavolo impiglia la perlina, che ha anche il buco tappato, quindi la devo cambiare. I piccoli inconvenienti della diretta. Ok. Una volta inserita, la portiamo in basso sull'asola. Questa naturalmente scorre, la dobbiamo bloccare. Per bloccarla si porta battuta sulla nostra asola. Si crea una piccola asola, molto piccola, e si inserisce per ben due volte il capo, formando il classico 8. E si salta. A questo punto il nostro snodo è bloccato all'interno del trave. La stessa cosa la effettuiamo in basso. Noi l'avevamo tagliato a 1,70 m il nostro trave, quindi lasciamo uno spazio di circa 30 cm misurato e si riforma lo stesso snodo. Asola e due giri e si stringe. Sempre perlina, girella, perlina. Perlina. Girella. Perlina. Quindi, primo nodo fatto,
snodo scorrevole, e adesso lo saldiamo, lo portiamo sempre battuta sul nodino che abbiamo creato precedentemente, una piccola asola e un doppio giro. Si chiude e il secondo snodo è fatto, semplicissimo. A questo punto, per concludere il trave, inseriamo il moschettone alla fine dove andrà messo il piombo. Questo nodo io lo eseguo in questo, lo doppio la lenza, quindi l'abbiamo inserita nella nostra girella. Non faccio altro che ruotare la bava di filo sulla lenza e poi la inserisco all'interno dell'asola che si viene a formare. Importante sempre bagnare i nodi. Sì, di solito li bagniamo con un po' di saliva per non bruciare la lenza in fase di... E il trave è pronto. Veloce. Veloce, rapido e funzionale. Massimo, perché non lo usiamo in gara questo tipo di tecnica? Non lo usiamo in gara perché i nodi sono soggetti a usura. Praticamente laddove viene realizzato il nodo tende lancio dopo lancio a diminuire la resistenza. Siccome i travi in gara sono soggetti a centinaia di lanci, si utilizzano questi nodi messi allo stesso modo però incollati, anche creando dei travi senza zavorre, considerevoli, con una certa con determinate tecniche che logorano notevolmente laddove esistono i nodi, il nylon dove esistono i nodi. Questo stesso tipologia di trave, poi perché non inserisco il bracciolo? A parte che diciamo, un bracciolo con un amo diciamo, è l'ABC della pesca, quindi chiunque riesce a creare. Questo non lo inserisco perché su questo trave a due ami, ma può essere anche realizzato a tre, si possono fare miriadi di tipi di pesca, ovvero si può pescare a fondo per la mormora. Allora in quel caso noi non faremo altro che andare a misurare l'interasse che c'è fra i due snodi che io ho creato. Quindi lo misuro alla fine, uno, ho una distanza di 1,40 m. A quel punto io inserirò due braccioli massimo di 1,30 m. Questo perché? Per non permettere in fase di lancio all'amo, o che sta sopra, o che sta sotto, in questo caso quello che sta sotto, di andare ad accavallarsi con lo snodo, perché aggancerebbe l'altro bracciolo e a quel punto si ingroviglierebbe il tutto e non staremmo in pesca. Quindi sapendo che posso farlo massimo 1,30 m, io me li preparo prima, quindi lo taglio a 1,30 m e li leggo. Quando peschiamo a un pesce di fondo, basta semplicemente lasciare il bracciolo con l'amo e inseriamo la nostra esca. Arenicola nel caso della mormora, si può usare il coreano, si può usare anche il gambero, si può usare qualsiasi tipo di esca. Invece, quando peschiamo ai pesci di superficie, quali l'occhiata, la boga o anche a volte anche il pagello, perché non sempre mangia sul fondo, cosa andremo a fare? Nel nostro bracciolo andiamo ad inserire degli oggetti che vengono chiamati o pop-up per quanto riguarda materiale morbido o i float per quanto riguarda materiale rigido, che servono a far galleggiare l'esca. Questi sono multicolore, l'azienda Kita ne fornisce di vari colori, come fa anche degli attrattori, che non sono altre che delle stecche di morbide, un materiale abbastanza consistente, quasi come un siliconico. Un siliconico. Sì, sì. E li fanno di tutti i colori, perché comunque il pesce viene più o meno attratto da tanti tipi di colori. Massimo, tu che sei più esperto, non so, diciamo, l'azienda... Questi vengono realizzati in tutte le colorazioni possibili. Diciamo i più utilizzati sono sempre il giallo, il rosso, l'azzurro, mm-hmm. Però ci sono determinate giornate che funziona un colore piuttosto che un altro. Quindi sono varie prove che vengono fatte. Bisogna realizzare, cioè sul campo, cioè sul posto di pesca, sulla postazione, si va a provare quello che funziona in più, avendo più ami. Si riesce a provare il colore, a trovare il colore giusto per la serata, che cambia di giorno in giorno. Infatti, il colore che è più attirante. I travi con più ami danno questa possibilità perché... di pescare con un amo sul fondo, con un amo galleggiante, con un amo semigalleggiante, e andare a provare gli attrattori che maggiormente per quel determinato giorno attirano il pesce sull'esca. Perfetto, giusto
perché comunque noi siamo della costa ionica, no? Devo essere sincero, mille volte in gara utilizzati, io consiglio questo tipo di prodotto, Massimo, lo possiamo dire, dai, anche se era meglio tenerlo, era meglio segreto, tenerlo segreto, era meglio però, tenerlo segreto, però alla fine questo float a pallino della azienda Kira è una marcia in più, è una marcia in più per tante tipologie di pesce, meglio non dirlo a nessuno, meglio non dirlo a nessuno, ma visto che siamo qua lo diciamo a tutti. E detto questo, Massimo, che dire, I prodotti sono veramente eccezionali, e null'altro da dire, il prodotto Made in Japan su questo la fa da padrona. E io ringrazio sicuramente l'azienda Kita, anche se non sono un testimone come Massimo, come gli altri amici d'avventura, però la grande amicizia che mi lega con il nostro territorio siciliano, l'azienda siciliana, mi ha fatto veramente piacere che mi hanno dato questa possibilità, magari con l'esperienza che ho io per quella che mi sono potuto creare sulle nostre spiagge. Ringrazio Massimo Muccio, la componente della Nazionale Italiana. Grazie ad Kita e alla prossima. Siamo arrivati al momento di pesca per passione social, cioè un momento, come dire, radical chic, perché siamo andati nelle cucine dei nostri amici del ristorante Baku a vedere come si cucina il sarago. Siamo al ristorante Baku del centro commerciale I Portali a San Giovanni La Punta e oggi vi spiegheremo come cucinare la pasta con sarago, sarago ai ferri e sarago all'acqua pazza. Per la pasta al sarago abbiamo fatto un fumetto di pesce, quindi abbiamo messo la lisca completa di un sarago silettato e sviscerato, pronto per poi condire la pasta a parte, sedano, carote e cipolla, olio extravergine di oliva e un po' di aneto oltre che al sale. Abbiamo fatto bollire il brodo, l'abbiamo filtrato, passato in padella, aggiunto un filetto di sarago tagliato a tocchetti e fatto un attimino cucinare assieme al fumetto di pesce, cucinato la pasta saltata semplicemente aggiungendo del prezzemolo, dell'olio extravergine, il fumetto di pesce in precedenza e gli ultimi tocchi del pesce. Dopodiché è stata impiattata classica e mangiata. Sarago ai ferri invece, il sarago ai ferri è stato solamente sviscerato e non desquamato. All'interno sono stati messi, all'interno della pancia, un mezzo spicchio di aglio, del sale e del prezzemolo, passato ai ferri e verrà impiattato con una julienne di insalata verde, della citronette, quindi un'emulsione di succo di limone, olio, sale e dell'aneto in aggiunta, mentre per il sarago all'acqua pazza, preparazione molto semplice e veloce ma non economica, ricordate, andiamo a preparare con del pomodorino, aglio, prezzemolo, un bicchiere di acqua e mezzo bicchiere di vino bianco, lo si fa cucinare in padella mentre che così il pomodorino appassisce, diciamo, e crea il sugo, appunto l'acqua pazza. A parte poi viene preso, pulito, desquamato e quindi sviscerato il sarago, viene adagiato in padella e fatto cucinare bagnandolo costantemente con lo stesso brodo sulla quale è stato adagiato. Dopo aver sviscerato e pulito quindi il nostro sarago, andremo ad aggiungere all'interno del sale il prezzemolo e giusto mezzo spicchio di aglio, vedete? Abbiamo aggiunto aglio, prezzemolo e sale. Una volta pulito, quindi sviscerato, inciso alla parte sotto del ventre, una piccola incisione dietro coda per facilitarne anche la cottura. Vedete qua. Adagiamo il nostro sarago sulla griglia, non squamato, semplicemente sviscerato, come detto in precedenza. Bagniamo con del succo di limone, diciamo, le varie parti una volta andato girato. Aspettiamo la fine cottura controllandolo dal ventre man mano, guardate,
Lo andiamo a controllare dall'interno. Controlliamo qua. Giriamo il nostro pesce. Stando sempre attenti, una volta girato, tenere sempre il ventre dalla vostra parte, così potete in qualsiasi momento controllare lo stato di cottura, semplicemente alzando e controllando, così da non rischiare di mangiarlo crudo. Una volta ultimata la cottura del nostro sarago, procediamo ad impiattarlo. Come detto in precedenza, una julienne di insalata verde, semplice, che accompagna ottimamente il nostro pesce. Andiamo a sistemare il nostro sarago. Andiamo a mettere la nostra citronette sopra, come detto ancora una volta ripetiamo, succo di limone, olio extravergine di oliva, sale e aneto. L'aneto, per chi magari non lo sapesse, una semplice curiosità, non è altro che la barbetta, chiamata così comunemente, del finocchio, lasciata essiccare al sole naturalmente per almeno 2-3 giorni. Essiccata si ottiene l'aneto, che è un'erba aromatica che accompagna ottimamente in base delle preparazione di pesce. Andiamo a cospargere il nostro sarago. Vedete qui, così semplice, oppure in variante potete aggiungere a gusto del prezzemolo tritato. Una volta concluso con il nostro sarago ai ferri, che potete ben vedere qui, passiamo subito alla preparazione del nostro sarago all'acqua pazza. Vi faccio subito vedere come, andando a mettere del pomodorino, olio extravergine e uno spicchio d'aglio. Iniziamo a fuoco lento. Adesso passiamo a mostrarvi come impostare l'acqua pazza del sarago, aggiungendo il nostro fumetto di pesce al dei già pomodorini scottati con dell'olio e dell'aglio. Andiamo ad aggiungere il nostro brodo, alziamo leggermente la fiamma, vino bianco, e poi passiamo alla vera e propria cottura, quindi a farlo stringere, quindi alzando ulteriormente la fiamma in modo tale da riuscire ad amalgamare tutti i sapori che abbiamo, quindi pomodorino, aglio, vino, fumetto di pesce, ricordando che il fumetto di pesce già di per sé è carico di sapori, è stato fatto appunto con la lisca del sarago, sedano, carota, cipolla, sale e dell'aneto. Quindi lo facciamo stringere, adesso adagiamo il nostro pesce facendo cura, attenzione, durante la cottura di girarlo in modo tale da avere comunque una cottura omogenea ambo i lati. Tenete la fiamma sul medio-alto durante questo procedimento della cottura del sarago, munitevi di cucchiaio.
modo da poter bagnare costantemente il nostro sarago, la parte ove non è a contatto diretto col nostro sugo. Voi a casa utilizzerete un coperchio, noi in cucina siamo un po' più pratici, utilizziamo le padelle. Andiamo a coprire il nostro pesce, passaggio importante per l'acqua pazza, perché serve proprio che il vapore si concentri e avvolga completamente il nostro pesce, altrimenti ci ritroviamo un pesce umido per metà e secco dall'altra. E poi lasciamo così a cuocere a fuoco medio. Andiamo a scoperchiare il nostro sarago e a girarlo. Andiamo a ricoprirlo e attendiamo un altro 10 minuti circa. Andiamo a impiattare il nostro sarago. Oggi abbiamo visto quindi come cucinare il sarago in tre modi diversi, con tre ricette diverse. Sono pasta col sarago, quindi un breve riassunto: linguine in questo caso con il fumetto del medesimo pesce, del prezzemolo, dell'aglio, semplicissima; del sarago ai ferri, ancora più semplice perché giusto segue la linea della pasta, quindi con aglio, prezzemolo, sale e la citronette, che ancora una volta diciamo succo di limone, olio extravergine di oliva, aneto e sale; e il nostro sarago in acqua pazza con aglio, pomodorino, prezzemolo, sale, vino bianco e fumetto di pesce. Vi salutiamo dal ristorante Bacù di San Giovanni La Punta e vi invitiamo a venire qui a degustare il nostro menù. Alla prossima puntata. Che il momento è social ed è decisamente radical chic, ritroviamo Simone Lograsso, che nel frattempo ha recuperato il microfono, il gelato e la sua postazione. Questo perché c'è il tagliere, quindi c'è l'occasione per... Sì, come vi avevo anticipato, questo piccolo momento, anzi invito i nostri ospiti a... Massimo, sei l'ospite d'onore e quindi ti tocca fare gli onori di casa. Sono timidi. Sì, sono stranamente timidi e tutt'altro, cioè bisognerebbe vederli invece in spiaggia, cioè aggressivi, accaniti, agguerritissimi, invece poi davanti alle telecamere grazie Massimo, sembrano perdere tutta la loro forza. Sì, ma Giuseppe Contarino a parte. Contarino, perché lui è me medesimo sì. Banda a sé. Sì, è questo momento social, ringraziamo uno dei nostri sostenitori, i nostri sponsor, i nostri partner, dei nostri piccoli format che stanno avendo tanto successo, da Catena Social Club, adesso anche Pesca per Passione, il ristorante Bacuri San Giovanni La Punta, che ci dà l'opportunità, ecco, di poter anche trasformare questi piccoli momenti di aggregazione, di, appunto, di socialità. Sì, che questo brindisi, ecco, tra l'altro, sia di buon augurio chiaramente al prossimo Club Azzurro che si disputerà la settimana prossima. Annunzio. Quindi facciamo un rinnovo l'in bocca al lupo per Nunzio con un pizzico
di egoismo, visto che fa parte della mia società, ma poi perché veramente siamo fraterni amici, ma nulla togliendo a Massimo che si ritroverà a doversi affrontare nella famosa super sfida, anzi che tra l'altro io Massimo è il più sorta. tra una fetta di coppa e un po' di vino invito anzi a illustrare ai nostri telespettatori, a chi ci segue, le modalità di questo club azzurro, Massimo, perché quest'anno è una novità rispetto agli altri anni. Chi fa agonismo e chi ha sempre visto il club azzurro più o meno nelle sue modalità standard lo conosce in un modo. Da quest'anno c'è una formula un po' particolare, chi meglio di te ovviamente ci può Massimo. Allora, la novità di quest'anno prevede che l'ingresso al Club Azzurro è stato ampliato a, anziché i 20 degli anni precedenti, a 26. Questo numero perché? Questo 26? Perché i 6 sono quelli della nazionale. Praticamente 14 sono del vecchio Club Azzurro, che si vanno a sfidare con i 26 che arrivano dal campionato italiano. Quindi dai 40 del club azzurro usciranno i primi sei atleti. Andranno a sfidare i componenti della nazionale italiana attuale. Da questa super sfida, chiamiamola così, uscirà fuori la nazionale italiana. Cioè una super selezione, no? Sì. È una super selezione, sì, che sarà composta da i primi tre che entreranno di diritto come alle scorse edizioni, e gli altri tre verranno scelti dal CT nei 12. Correggimi se sbaglio, questa è una formula che serve a dare un po' di qualità in più ai sei che poi rappresenteranno l'Italia ai mondiali. Ci serve per alzare un po' il livello di selezione da quello, qualitativo. Da quello che ho visto io negli ultimi anni, io vedo il tasso tecnico nelle altre nazionali che è sempre più elevato. Anche perché i numeri e le persone che compongono le nazionali sono bene o male sempre gli stessi. Entrano ogni anno 2-3 persone, però lo zoccolo duro delle nazionali di tutto il mondo è sempre lo stesso. Posso fare una domanda cattiva? Perché la Spagna e il Portogallo sembrano avere sempre una marcia in più, sembrano quasi a volte irraggiungibili, cioè stanno sempre lì, sempre in alto, sono sempre fortissimi. Tranne quest'anno. Voglio dire, ma l'eccezione forse è confermata. Sì, siamo stati abituati a vederli sempre nei gradini più alti. Li abbiamo sempre visti ai massimi livelli, Spagna e Portogallo, proprio perché sfruttano questo sistema che siamo adesso per adottare noi. Questo sistema che salvaguarda non le persone, bensì il bagaglio tecnico costruito con tanti anni di... Questa strategia è tanto confermata perché io, Giuseppe Contarino e Nunzio siamo reduci a maggio dei campionati del mondo a squadre dove avete visto per team di società, quindi dove non c'è una selezione alla nazionale, ma guarda caso il podio era Spagna-Portogallo-Spagna. E alla fine questo conferma i componenti di quei team erano quelli che tu ti ritrovi della nazionale. Cioè, spagnolo, la differenza tra il nostro e quello spagnolo e quello portoghese in cosa consiste? Loro hanno, se mi posso permettere, loro hanno un sistema verticistico, quello che oggi sta attuando la Federazione Italiana, ovvero si parte dal basso, loro lo distribuiscono in serie, come se fosse una serie C, serie B, serie A. Noi non lo chiamiamo così, sono provinciali italiani, club azzurro e super sfida, ma oggi il sistema piramidale è simile. Okay. Il discorso è che la differenza che si può fare adesso con questo nuovo sistema è quello che tu vai a selezionare una nazionale da una super sfida, dove tu praticamente non fai altro che far sfidare sei nuove persone che ambiscono con i sei che già sono della nazionale. E quindi tu negli anni mantieni, come dice Massimo, un gruppo di persone che hanno fatto esperienze e hanno una buona e un'ottima capacità anche di stare in oceano, comunque di aver fatto esperienze molto più ampie, a discapito invece di come succedeva in passato, che tu sui 40 dovevi scegliere i primi tre, che comunque potevano essere anche tre nuove new entry, e degli altri tre li sceglievi fino al decimo, quindi non fino al quarantesimo, ma fino al decimo, che paradossalmente potevano essere anche new entry. Questo però quindi i risultati poi si è diventato penalizzante.
Non è che, cioè, dico, per carità, in Italia quelle 40 persone che sono a quei livelli sono persone di altissimo spessore. No, di quello che manca forse è l'esperienza. Però l'esperienza quella non la possono avere, quell'esperienza la fai sul campo, fai con i mondiali, giusto Massimo? Non si riesce a costruire in un poche settimane che precedono il mondiale. Perciò l'esperienza e la conoscenza di campi gara dislocati in mezzo mondo, innanzi in tutto il mondo, si ottiene solo con gli anni. Solo con gli anni, passando su spiagge e ricalcandole anno dopo anno. È quello che si sta cercando di fare con la federazione. Va benissimo. Bene, io Massimo ti ringrazio ancora una volta di aver accettato il nostro invito. È un piacere. Non voglio sminuire i tuoi compagni di parterre, però la tua presenza indubbiamente ha qualificato questa trasmissione, questa puntata. Ringrazio ovviamente i nostri Akita che ha sostenuto questa puntata di cui abbiamo presentato i prodotti, lo ribadisco, un'azienda siciliana, quindi anche qui un po' di orgoglio isolano, permettetemelo. Grazie al ristorante Bakù che ci ha dato l'opportunità al di là di poter proseguiremo tra l'altro a breve avremo anche nuove iniziative con Bakù di cui vi terremo aggiornati a brevissimo, data la disponibilità ogni settimana grazie ai suoi bravissimi chef di illustrarci queste ricette a volte anche veramente semplici, perché una delle cose che gli abbiamo chiesto, dico, facciamo ricette semplici che poi tutti quanti più o meno possono provare. Nunzio, sei riuscito a dire tre parole? Dai, stai migliorando, eri fermo a due tutto sommato. Lui adesso sei a lui tre. È più social piano di tutti poi alla fine, no? Sì, piano che ti faremo 100 puntate prima che riusciremo, a farti fare, un intervento. Lo capisco, prima o poi lo dovrai superare. Veramente in bocca al lupo perché sei bazzurro. Giuseppe, un'ultima battuta e poi vi lascio al nostro direttore, perché altrimenti finisce che mi tocca fare anche il presentatore oggettivamente. Poi a quel punto io che ci sto a fare, no? Diciamo si deve rompere il ghiaccio prima o poi, no? Quindi diciamo accorciare le distanze, quindi rendere il provinciale di quest'anno mio... a che punto è, così ci aggiorniamo anche. Allora diciamo che il mio è un po' disastroso quest'anno, preferirei parlare di quelli passati, magari già mi sento un po' meglio. Quest'anno credo ancora soltanto una prova, manca una prova quest'anno per me, soltanto un primo di settore, un quarto e un 8.5. Purtroppo l'ultima selettiva è stata un po', mi ha penalizzato un po'. Pazienza, speriamo nell'ultima perlomeno di restare là fra quelli che andranno a fare regionale. E poi, come ogni anno, sappiamo tutti, un anno si sta su, un anno magari poi si scende e via via. Del circolo Nautilus, tra l'altro, abbiamo Nino Nocera che è già Club Azzurro. Nino Nocera, Club Azzurro, che lo affronderà. Facciamo anche noi l'imbocco lupo. Dico, ripeto, va a tutti, noi siamo una televisione regionale, quindi un po' di dobbiamo un po' giocare in casa. Quindi diciamo, a tutti gli atleti siciliani non possiamo che augurare un pizzico di fortuna in più, magari un picchietto una volta tanto un po' più fortunato. Esatto. No, ma anche perché abbiamo, rilevato, soprattutto l'ho rilevato io, perché mi sto approcciando, no, con questo mondo che è nuovo, che poi alla fine c'è una competizione che va ben oltre, no? Cioè, poi voi vi ritrovate, però in realtà nel momento in cui ci si colloca nel picchetto non si discute, cioè bisogna vincere, bisogna portare a casa il pesce, no? Sì, ma io te lo dicevo, non si parla neanche. Allora, tolto Giuseppe Contarino, che evidentemente ha una innata naturalezza davanti alle telecamere, cioè anche Massimo, voglio dire, non è che è andato fin troppo bene. Cioè, sì, più istituzionale. Sì, no? Sì, se tu guardi chi ha più o meno un po' di remora, chi ha di timore ante le telecamere, se tu li potessi osservare dietro il picchietto nel momento in cui parte la gara non li riconosceresti. Sì. Cioè, questo è una... Beh, si cambia molto. L'agonismo è così. Ma io ribadisco sempre che il nostro è uno sport la cui parte forse che tu sai, io sono un amante del terzo tempo, è uno sport in cui il terzo tempo esiste davvero, io lo ribadirò, lo dirò sempre,
finita ogni gara noi ci ritroviamo, sia fosse un trofeo, fosse anche un club azzurro, e anche sempre poi a darci una pacca sulla spalla, quasi un po' a schernirci, no? Perché viviamo vicini di picchetto, cioè a prenderti in giro perché magari tu hai preso più prede degli altri. Comunque questo momento di aggregazione finale, cioè il classico terzo tempo veramente, che è la parte poi più bello sport. Più bello. Secondo me Simone i tempi li ama tutti. Perché lui ce l'ha l'agonismo è innato. Allora a questo punto noi ringraziamo Simone per essere stato grazie, con noi. Grazie a voi, grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri partner. Grazie a Giuseppe Contarino, a Massimo Mucciola, che speriamo di rivedere presto, di un Reggio piacere, Sud, a Nunzio Sirne, a Giuseppe Di Paola di essere state con noi, e all'insegna naturalmente dello slogan hashtag Respect the Sea. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata per Pesca per Passione. Ti rubo l'ultima cosa, Luigi, ma giusto allora perché... chiudi tu. No, chiudi sempre tu, no, hai fatto bene a ricordarlo. Compatibilmente faremo di tutto affinché, come vi dicevamo, questo fine settimana c'è il Club Azzurro, essendo a Palermo ci sembra giusto che la prossima puntata faremo di tutto per dedicarla ai risultati di questo Club Azzurro, quindi la puntata di martedì prossimo, compatibilmente con le opportunità che ci verranno concesse, con i tempi che sono veramente stretti, perché ormai il nostro format, che aveva diciamo un po' un piccolo obiettivo di una cadenza quindicinale, sta andando ormai settimanalmente, se ci riusciamo la settimana prossima racconterà questo Club Azzurro in tutte le sue sfaccettature, i vincitori, gli umori, e quindi diciamo il prossimo appuntamento mi auguro che possiate avere interesse a seguirlo, perché non sarà una puntata tecnica, non sarà una puntata in spiaggia, ma vi racconterà come si entra nella nazionale italiana. Benissimo, allora grazie Simone, con Luigi Angelo e Simone, allora ci vedremo, no? La prossima settimana. No, assolutamente, ci sarà soltanto Luigi. Allora ci sarà soltanto Luigi. Ok, grazie da Pesca per Passione e buona serata. La puntata è in collaborazione con Akita Fishing.